Oggi facciamo le etichette. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video davvero strabiliante. Vi farò vedere come con pochissimi materiali di facilissima reperibilità potremo stampare tutte le etichette adesive che desideriamo. E non soltanto etichette adesive, ma anche adesivi. Stickers. Da oggi potremo personalizzare tutti gli stickers che vogliamo. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come fare etichette e stickers. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre etichette. Allora, uno scotch da imballaggio bianco, trasparente. State attenti a non scegliere quelli in cui vedete un alone ambrato giallastro, perché quelli sono fatti con un adesivo che tende ad ingiallire. Questo con il tempo comprometterebbe i colori della vostra etichetta. Scegliete uno scotch appunto che sia totalmente bianco a vedersi, trasparente. Un paio di forbici, un recipiente con dell'acqua e delle fotocopie a laser, mi raccomando, a laser, su cui avrete stampato delle etichette o delle cose che volete stampare, perché potete fare, come vi dicevo, anche degli adesivi con questa tecnica. Ci occorrerà anche qualche tovagliolino di carta o una pezzetta. Iniziamo subito. Il procedimento è veramente semplice. Qui facciamo tre diversi tipi di soggetti. Allora, scelgo quella che voglio sia l'etichetta da stampare. Nel mio caso è questa, così, senza scritta, perché non c'ho scritto niente. Voi scriveteci quello che volete, per me è soltanto un sample. Prendo una striscia di scotch e lo adagio piano piano, senza far fare grinze, sull'etichetta che ho scelto, quindi prima da una parte poi dall'altra, così. Schiaccio ben bene e la libero dal foglio su cui l'ho attaccata, e la prima orma di etichette è pronta. Ok, adesso una fase molto divertente. Prendiamo l'acqua, prendiamo le nostre etichette e tuffiamole nell'acqua. Immergiamole proprio dentro e lasciamole lì per 5 minuti. Prendiamo le etichette una per come le abbiamo ritagliate, quindi prima questa la poggio su un piano e comincio col dito a rimuovere tutta la carta in eccesso, che verrà via in maniera molto facile. Voi quando vedete che comincia a faticare a venir via, ma che comunque la maggior parte è eliminata, rituffatela in acqua 2 secondi, quindi ritiratela fuori, poggiatela e finite il lavoro che avete cominciato, ripulendo tutta l'etichetta dalla carta. Vi accorgerete che è completamente pulita perché tornerà ad essere adesiva. Sentirete di nuovo la colla sotto i polpastrelli e non vedrete più quell'alone biancastro che invece rimane, seppur c'è uno strato piccolissimo di carta. Quindi la metto da parte con la parte non adesiva rivolta verso il basso ad asciugare in maniera del tutto naturale. Mano a mano prendo le altre etichette, ora tocca a lei,
e faccio lo stesso identico lavoro. Togliere tutta la carta è necessario non soltanto per la bellezza estetica dell'adesivo, ma soprattutto perché l'adesivo torni ad essere adesivo, perché se c'è la patina di carta non aderirà più al vostro foglio o alla vostra superficie vitrea o su quello che volete appiccicarlo, insomma. I nostri adesivi si sono asciugati, è giunto il momento di provare se si appiccicano. Pulite perfettamente la superficie che volete impreziosire con le vostre creazioni, quindi pulitela molto meglio di quanto non abbia fatto io, e proviamo ad appiccicare. Guardate, guardate, si vede come il collante, vedete, si prende proprio il vetro, guardate. E voilà, la nostra etichetta è appiccicata, come si appiccicherebbe una qualunque etichetta plastica su un barattolo. Vediamo di tirarla via, vedete? È appiccicata, non è poggiata. Quindi create le vostre etichette come più vi piacciono. Qui per esempio avrei potuto scrivere alloro. Perché non l'ho scritto? Perché sono una sciocchina. Proviamole anche sulla bottiglia dell'olio e proviamo un'etichetta naturalmente colorata. Appiccico la mia Sweet Oil, prima la poggio e poi col calore delle dita faccio rinvenire l'adesivo che piano piano rinverrà, vedete? E poi con un qualunque oggetto, anche con uno sfumino, io invece uso una stecca d'osso già che ce l'ho, attacco. Vediamo adesso su una porcellana bianca. Oddio, questo potreste appiccicarlo anche sulla carta, che ne so, su un diario. Se questa tazza fosse un portapenne, perché naturalmente questa non potete assolutamente lavarlo, è un adesivo, non è una decalcomania. Voilà, guardate che carino, un bel bacio stampato e il gioco è fatto, ma anche sul diario, su tutto quello che volete. Quindi stickers. Per esempio qui avrei potuto scrivere buongiorno, etichette, stickers, etichette per i barattoli, etichette per le bottiglie, insomma tutto quello che volete in un attimo, ma veramente in un attimo, fatto in casa. Potrebbe anche capitare che il soggetto sia più largo della striscia di nastro adesivo. Cosa fare in questi casi? Niente paura. Prendere due pezzi di nastro adesivo, adagiarne prima uno per metà dell'adesivo e poi vi conviene fare in modo che l'adesivo si attacchi totalmente e poi decidete voi se sovrapporre leggermente il margine di uno scotch sull'altro, in questo caso l'adesivo rimarrà intero, oppure semplicemente affiancare i due adesivi e chiudere. Io preferisco sovrapporli leggermente in modo che al momento del distacco, così, l'adesivo rimanga comunque tutto intero. Ritagliamo, voilà, mettiamo in ammollo, tiriamola fuori dall'acqua e tiriamo via l'eccesso di carta. Finita la pulitura, elimino l'eccesso d'acqua. E per farvela vedere, perché non c'è stampato nulla, è soltanto la cornicetta, la appiccico qui che è bianco, così la vedete, e
prima di fissarla, da prima sotto ci sarà tutta quanta una patina biancastra che vedete. Questo è il momento in cui ancora potete rimuovere facilmente l'adesivo e muoverlo, quindi posizionarlo come meglio credete. E il gioco è fatto. Una volta appiccicata come vogliamo che sia, dobbiamo semplicemente con un oggetto, anche una penna come vi dicevo prima, schiacciare tutte le bolle d'aria, farle arrivare fino a fuori, fare rinvenire col calore della mano l'adesivo, voilà, e il gioco è fatto. L'adesivo adesso è super stabile, non lo scolla più nessuno. Naturalmente non è lavabile, non è lavabile in lavastoviglie, perché ovviamente la colla col calore rinviene, quindi si stacca. Usateli soltanto se immaginate invece di una tazza un portapenne, un barattolo, quello che vi pare, per abbellirli, e magari dentro l'etichetta scriveteci anche qualcosa in modo che rimanga una cosa con un senso. Io qui ho fatto semplici etichette a cornicetta per farvi vedere il meccanismo di fabbricazione. Sviluppate la vostra creatività creando etichette in quantità e taggatemi su tutti i social per farmi vedere le vostre creazioni. Noi invece ci vediamo subito dopo le foto. Ciao! Visto che è facile, basta semplicemente dello scotch e delle fotocopie a laser, mi raccomando, perché col getto d'inchiostro non funziona la faccenda. Quindi sarà semplicissimo creare tutte le etichette che vogliamo. Ora, io presa dalla foga di provare il metodo, non ho preparato chissà quali etichette. Effettivamente avrei potuto essere più brava e farvi vedere cose magnifiche. Cosa ad esempio? Immaginate i disegni dei vostri bambini. Potrete far fare loro dei piccoli disegnini e trasformarli in stickers personalizzati. Oppure le etichette per i barattoli delle spezie, le etichette per il barattolo del sale, del pepe, dell'olio, come avete visto nel video, insomma tutto quello che la vostra fantasia vi suggerisce. Trovare delle etichette belle pronte su internet è molto semplice, basta cercare su Pinterest etichette, template, etichette, trovate veramente un mondo da stampare e poi fatevele fare su foglio di carta da fotocopia al laser e etichettate tutto quello che vi pare. Con un programma fotografico inserite le diciture che preferite e potete fare etichette personalizzate con il vostro nome, con le vostre frasi, insomma da appiccicare ovunque. Bene, se questo video vi è piaciuto appiccicatemi un bel pollice in su e schiacciate lì dove c'è il tastino condividi, condividete questo video sulla vostra pagina Facebook e soprattutto venitemi a trovare sui miei altri social Instagram e Facebook, pennello bianco su fondo rosso, arte per te, ma vi aspetto anche sui miei altri canali YouTube, Ombretta, il mio canale di lifestyle è Due Cuori Una Cappa, il canale che ho insieme a mio marito Gabriele in cui cuciniamo cose buonissime. E allora io vi aspetto lì, ma sicuramente vi aspetto anche qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!